Oggi vediamo insieme come realizzare questo top molto semplice, tra l'altro abbinato con la gonna del video scorso. E questo top è numero 14 del cofanetto, vediamo, è molto semplice, ha delle riprese, però se lo vogliamo più morbido le possiamo lasciare tranquillamente aperte. E quindi adesso andremo a vedere come realizzare il cartamodello di questo top. Anche questa volta utilizzeremo il metro speciale della Taliodoro con la scala graduata e ci misureremo bene la circonferenza seno. Se la nostra circonferenza seno risulta 92, mettiamo la puntina a fianco al 92 e poi la andiamo a inserire nella crocetta apposita. Questo ci permetterà di andare a segnare tutti i punti che troviamo sulla nostra miniatura in grande sulla carta verde e andare a disegnare il nostro cartamodello in grande. Adesso andremo a vedere in pratica come farlo con il davanti e il dietro. Una volta disegnati tutti i punti, vado semplicemente ad unirli con le squadre. Una volta disegnato il davanti, adesso andiamo a disegnare il retro del nostro top, procedendo allo stesso modo. Anche in questo caso, una volta che ho tutti i punti disegnati, vado ad unirli. Tagliato il top in doppio, vado adesso a cucire e rifinire le spalle. Dopo vado a cucire e rifinire i laterali e faccio la stessa cosa con l'altro colore. Ora posso spillare e cucire lo scollo facendo combaciare bene le cuciture laterali. Stiro il margine verso il colore beige del mio lino e vado a fare una impuntura vicino alla giuntura di entrambi i tessuti. Ora stiro entrambi i margini di cucitura verso l'interno del giro manica, li unisco così da fuori per poter andare appunto a cucirli insieme. Ho cucito sopra con filo azzurro, sotto con filo beige, faccio l'orli entrambi e il top è pronto.